Ah già, dimenticavo, tu allora eri piccina. Non puoi ricordartelo, però adesso mi dici che non puoi. Proprio non puoi, hai ragione, è un peccato. Una volta tanto che ho un po' di tempo libero io. Mi dispiace, gli impegni sono impegni, capisco. Non piangere, vedrai, ci sarà presto una prossima volta. E ti prometto che la prossima volta ci divertiremo da matti. Ciao Scricciolo. Dottore, da Monaco hanno fatto sapere che la riunione è stata anticipata alla prossima settimana. Hanno già inviato anche la documentazione. Lei pensa di andare? Purtroppo sì. Figurarsi se possono fare a meno di me, almeno una volta. D'accordo, confermi la mia partecipazione, anzi la nostra partecipazione. Ho assolutamente bisogno di lei. Magari può approfittarmi per fare un po' di shopping per la città. Lo so che Monaco le piace molto. Veramente, qui c'è tanto da fare. Se fosse possibile, io preferirei rimanere a Roma. Non mi risulta ci siano delle urgenze, Samantha. Lei non mi serve qui, mi serve a Monaco. Ci sono delle cose che lei conosce molto meglio di me. E poi, come l'ho detto, potrà godersi un paio di giorni in città e fare un po' di shopping. Veramente, dottore... Siamo intesi? Appena possibile, confermi il nostro arrivo a Monaco. Dottor Mantovani, sono proprio lieto di sentirla. Sì, 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 il progetto è interessante. Ci dobbiamo vedere. Ufficio viaggi? Buongiorno, signora Caterina, sono Samantha. Come sta? Bene. Senta, il prossimo 23 il dottor Ferrante è a Monaco di Baviera e purtroppo io lo devo accompagnare. Può prenotare due posti su un volo del pomeriggio del 22? Sì, business class, certo. Alle 16:30 va bene. Perfetto. Per il ritorno veda il 26 mattina, non importa a che ora. Benissimo. L'autorizzazione? Gliela faccio avere in mattinata. Mi raccomando, non dimentichi la mail di conferma. Grazie, grazie, buongiorno. Hello, Hotel Renaissance? It's Mrs. Samantha of TCN International speaking. From Rome? Yeah. Yes. Two single rooms, as usual. Four nights, from the 22nd to the 26th. Okay. Okay, thank you. Bye bye. Ciao Giacomo. Cucciola, sei tu? Tutto bene? Sì, sì, ti volevo dire che mi hanno dato il pomeriggio libero e alle 14:30 sarò a casa. E poi che la settimana prossima devo andare a Monaco di Baviera. Dove? Che devi andare a Monaco? Eh sì, hanno anticipato il meeting delle nostre filiali in Germania e Ferrante vuole che io vada con lui. Staremo via dal 22 al 26. Che palle, il solito schiavista, ma non te lo potevo dire prima e poi tu non ti potevi sfidare in qualche modo. Ma che discorsi fai, Giacomo? Tu sempre a dire di sì. Ma quando è che ti decidi a cercare un altro lavoro? Il problema non è il lavoro, lo sai che mi piace ed è ben pagato. È lui che decide tutto. Senza mai un minimo di preavviso. Senti, io stavo per chiamare Miriam e Alonso per organizzare qualcosa insieme. Ti ricordi che dal 23 sono a Roma? Credimi tesoro, io ho tentato di dire di no, ma non c'è stato niente da fare. Giacomo, ma perché non mi raggiungi tu a Monaco? Noi in fondo con Miriam e Alonso non abbiamo impegni. Dai, sarebbe una bella occasione per farci una vacanza, io e te da soli. È tanto che non lo facciamo. Guarda Samantha, ne parliamo stasera a casa. Va bene Giacomo, a stasera. A stasera. Thank you.
dottor Giacomo. Ciao amore, che cosa stai facendo? Sto correggendo i lavori dei miei studenti. E tu? Come mai mi chiami a quest'ora? Indovina, ho una splendida sorpresa. Arrivi per pranzo? Acqua. Tu e Samantha vi separate? Fuochino. Sì, ma solo per qualche giorno. La settimana prossima lei deve andare a Monaco per lavoro, come 2 mesi fa, ti ricordi? Mm-hmm. Beh, non dici niente, non mi sembri contenta. Beh, lo sarei se ti fossi degnato di dirmelo per tempo. L'altra volta mi avevi avvisato 1 mese prima. Adesso, così all'improvviso, io prossima settimana sono impegnata con i ragazzi del quinto. Hanno la maturità, non posso dargli buca. Dai, su, non puoi inventare una scusa, dire che non ti senti bene. In fin dei conti, per un paio di pomeriggi persi, che vuoi che sia? Ma la maturità è vicina, non posso. Non puoi o non vuoi? Mi sa che per te i tuoi studenti sono più importanti di me. Dai Giacomo, sei ingiusto, se te lo dico è perché proprio non posso. Vabbè, ho capito. Ciao. Pronto? Giacomo, sono io. Senti, dai, vedrò di inventarmi qualcosa, basta che non sei arrabbiato con me. Non mi sembri comunque particolarmente felice. Sarei felice se potessi stare con te sempre, non un paio di giorni ogni tanto quando me li concedi. Beh, ma è sempre meglio di niente, no? Guarda, ti chiamo domani così ci organizziamo, ok? Va bene, aspetto la tua telefonata. Ok, ciao. Ciao. Ragazzi, avete saputo? No, cosa? La prof ha cancellato il corso di recupero della prossima settimana. Meno male, non ce la facevo più a sgobbare i suoi libri. La maturità, che cosa me ne frega? Io vado in discoteca fino all'alba. Ma non ci posso credere. Che ti succede? Che sfiga, solo un'ora fa ho dovuto dire a mio nonno che non posso andare in gita in barca con lui perché sono impegnata la prossima settimana con la scuola. Poverino, ci è rimasto male lui, sempre super impegnato. Ogni volta che gli dico di andare in gita in barca ha sempre qualcosa da fare. Ora che si è liberato sono io quella impegnata. Ragazzi, ma non è che mi state facendo uno scherzo? Ma quale scherzo? È tutto vero. Te lo giuro, l'ho saputo dalla preside, la prof è ammalata. Ammalata? Non ci credo, quella in vita sua non si è mai persa un giorno di lezione. Beh, c'è sempre una prima volta, no? E poi non mi sembra il tipo da inventarsi scuse. Allora corro subito da nonno e gli dico che mi sono liberata purché non si sia preso qualche altro impegno, anche perché sarebbe comica. Penserà che sono una scema tra tutti questi tira e molla. Ma figurati, dice sempre che stravede per te. E che fa tutto quello che gli dici. Dai, chiamalo, vedrai che ne sarà felice. Sì? Nonno? Scricciolo, è bello risentirti. Nonno, una notizia fantastica da darti. Poco fa la preside mi ha detto che i corsi per la prossima settimana sono sospesi, quindi possiamo andare in gita in barca, è fantastico. Ti prego, nonno, non dirmi che ti è capitato un impegno tra capo e collo. Tesoro mio, mi dispiace proprio. A saperlo non avrei accettato di andare in Germania. Sto via dal 22 al 26. Ecco, no, non lo sapevo, non facciamo altro che parlare di questa gita in barca e c'è sempre qualcosa che va di traverso. Quella prima mi programma i corsi, poi me li disdice e tu te ne vai in Germania, non è giusto. Scricciolo, ti prego, non piangere, ti prometto che rimedio subito. Dammi 10 minuti e vedrai che sistemo tutto. Davvero vuoi farlo, nonno? Ehi, piccola, hai dimenticato chi è il capo qui? Tu cominci a preparare il costume e la crema abbronzante. Samantha! Disdica tutto, non sono più in Germania. Ok, va bene. Buongiorno, signora Caterina. Sì, sono Samantha.
A proposito di quei due biglietti per Monaco che le avevo chiesto, vanno cancellati?